Eccoci qua, l'aspettavate, ditemi che l'aspettavate, aspettavate solo sto momento, ammettetelo, la live reaction al video del pazzo pre-Manchester City-Inter e poi il post-Manchester City-Inter e una previsione anche sul derby, quindi colleghiamoci subito, ma prima se non lasci un like sei un milanista. Se non ti iscrivi e non commenti, non attivi la campanella e non condividi il video, non ti piace la fregna. Quindi iscrivetevi subito al canale e colleghiamoci subito dal pazzo e vediamo che cosa ci diceva prima della partita e poi dopo. Eccoci qua, cioè, ma già la faccia mi fa ridere perché non oso immaginare cosa ha detto prima della partita e soprattutto cosa ha detto dopo. Quindi andiamo subito a sentire il nostro mitico Pazzini. Oh dai, che se vincete col City stasera vi ridanno la Champions League dell'anno scorso. Stasera si buffa alla grande. Vi hanno già battuto una volta e vi ribatteranno questa sera. Il City stasera domina, secondo me, partita da 3-4-0. L'Inter non ha speranze, è una squadra nettamente più scarsa, con un livello tecnico ampiamente più scarso del City. E stasera rideremo noi Oh, mi fai milanisti. morire a Ieri me, mi avete fai. buffato voi, con il Liverpool, e stasera buffiamo noi. E Gufa, sarò gufa. io a ridere nel dopo Gufa. partita. Ci vediamo dopo la partita perché io riderò. Questa piccola Gufa, Inter verrà tu gufa, annientata e noi gufa, al derby domineremo gufa. perché Bene. l'Inter avrà il morale sotto i piedi. Forza Bene. City, forza City, se come on Manchester. Oh, da Joe, hai sentito? Tranquillo. L'Inter arriva con il morale sotto i piedi al derby. Il Milan no. Il Milan no. Il Milan no, raga. Quindi già le previsioni sono buone per il derby, quelle di Manchester City sono andate bene anche quelle. Adesso andiamo a sentire il post partita. Scusa, non mi viene da ridere perché veramente, cioè, facendola anche apposta, che ma lo so che lo fa apposta, cioè, non ne becca una comunque. Vabbè, andiamo a sentire quello che dice dopo. Ufficiale, l'Inter è la squadra con più culo che anima. Cioè, presi a pallate dal City, volevano rivendicare la finale, vinciamo così di qua, presi a pallate. Lezione di calcio di Guardiola che non segna per miracolo sportivo. Ma tranquilli, interisti, ci pensiamo noi domenica a battervi e a riportarvi con i piedi per terra. Non siete nessuno. Un pareggio che, cioè, vi va ancora non bene di più. Vedete Benissimo. quanto è la squadra che siete? Presi a pallate dal City, che quest'anno non vincerà nulla. Secondo me City squadra Bene, scarsissima. scherzissimo, L'Inter ci sta. squadra ancora più scarsa. Liverpool squadra nettamente più forte del City. Noi ci abbiamo giocato alla pari e tra un po' ci vinciamo. Il derby Oh, ci abbocca. mi fa tutto Noi la siamo in Coppa e mandibola. voi in Champions League. Uscite presto nel super girone. Ciao Ok. interisti, non montatevi troppo la testa. No, no, Ufficiale. tranquillo. Torniamo grandi, torniamo grandi, torniamo grandi. Ma fermatelo, milanisti! Gio, digli qualcosa! Perché qua ha già fatto la previsione e pensa che siamo solo a mercoledì, eh? Sai quante ne dirà ancora? Cioè, fermatelo prima, io ve lo dico per voi! Cioè, questo pensa che noi arriviamo con... Oh. Ma stiamo vivendo un momento fantastico! Cioè, il pazzo regala delle soddisfazioni che voi milanisti... Io non so cosa dire, già siete depressi. C'avete Zlatan che dice: io qua comando io, boss sono io, gli altri fanno quello che dico io, capito Boban? Se non ti va bene ti spiazzo in due, ok? Qua decido tutto io. Cardinale vuol spendere soldi, io dico non spendere soldi, tienili lì per me. Che vanno bene sempre, devo andare in ferie, cardinale, non mi fare incazzare, per favore. Non voglio spendere soldi. Prendiamo Fofi, prendiamo Pablo e prendiamo sti giocatori di merda,
Tanto qua a piazza va bene tutto, non ti preoccupare, sono io boss, ci penso io a parlare con Bobba, Cappello, tutti. Quando leone non c'è, gatti ballano, quando leone torna, gatti non si vedono più, scappano tutti. C'avete Ibra, c'avete Pazzini, c'avete Moncada, Furlani e Fonseca. Cioè, voi sembrate una banda, neanche una banda, il circo. C'è il circo, il leone e c'è Zlatan. Poi c'è il pagliaccio che è Fonseca. Poi ci sono, sai quelli che girano su una ruota sola, i pagliaccini che girano su una ruota sola, che sono uno è Moncada e l'altro è Furlani. Cioè. E poi c'avete Teo e Leao che fanno i giullari. Pazzini, te vai bene. Anzi, non tu vai bene, noi andiamo bene che siamo interisti e noi ti volevo dire dal tutto il popolo interista grazie. Continua con queste, mi raccomando, previsioni perché a noi ci piaci. Lascia stare quello che dicono i milanisti, non li ascoltare, loro sono solo degli invidiosi, quindi parleranno male di te, ma sono solo invidiosi. Fidati di me, sono solo invidiosi. Tu vai avanti per la tua strada e ogni volta che c'è una partita dell'Inter noi vogliamo sentire cosa ne pensi. Quando c'è il Milan, idem. Perché è importante perché noi facendo le bollette al contrario riusciamo ad andare in vacanza forse a fine anno, capisci? Quindi tu stai facendo del bene, lascia stare i milanisti invidiosi. Cioè, Gio è invidioso perché parli così, ma Gio è invidioso. Hai capito? Quindi non gli va bene, lui deve essere concentrato, arrabbiarsi con i ragazzi. Te invece continua così, dagli fiducia, fai le previsioni che noi ti ringrazieremo sempre. Sempre. Comunque ragazzi, che volete che vi dica? Arriveremo al derby con depressi, come ha detto il pazzo, delusi di questo pareggio. Contro una squadraccia come Manchester City, in effetti potevamo far meglio. Loro invece arrivano da un buon risultato con Liverpool, una buona prestazione, quindi fatevi il segno della croce perché sarà dura. Io vi ho avvisato, Pazzini vi ha avvisato, poi non venite qua e dite, ma però potevi dire, no, no, ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo detto, ve l'ha detto anche il pazzo. Quindi ragazzi, mi raccomando, buona serata, iscrizione al canale, lasciate un like, commentate, attivate la campanella e condividete il video. Ciao belli!